Buon pomeriggio, bentrovati, bentornati nella nostra cucina. Io faccio piano per girarmi perché sono rimasta bloccata con la spalla, quindi mi muovo così come un tronco d'albero, piano piano, tipo un robot, Sofia, no? Tu mi aiuti? Ce la posso fare. Ho lavato le mani con l'acqua fresca perché oggi devo impastare, a me non mi ferma neanche la spalla bloccata, io devo impastare, devo fare le cose. Allora, non per lasciarvi soli, cari amici, sto bene, sto bene. Aspetta, vai un po' più. Ok. Sto bene, sto bene. Se muoviti così perché. Piano I'm piano, c'ho la robot. spalla che. Vabbè, No, benvenuti, benvenuti. benvenuto, Ci buono. sono viva, sono Come attiva. si dice Benvenue. in francese? Willkommen, welcome. Allora. Ciao Anna, ciao Filippo, ciao Sofia Segherina, grazie Rustelli, Buon cioè pomeriggio. Emma. Buon pomeriggio, bellissimo da Emma. Ciao Ciao Emma. Emma, io faccio piano, perché ogni Ciao tanto. Paola, ciao Allora, Lori. Ciao Lori. ciao, benvenuti. Ciao Marilena, sei bellissima. Come Ciao, sei state? bellissima. Tutto bene? Nadia, ciao, colpo d'aria, ecco. Sì, Daniela, sicuramente perché sudo ciao. molto e quindi poi al Ciao vento, vabbè. Nunzia, ciao Sono Nunzia. fatta proprio così. Ok, che cosa facciamo oggi di Allora, bello? oggi facciamo una ricetta che arriva direttamente dall'Inghilterra, dal Regno Unito, Veramente? gli scones. Allora, Che cosa sono? sono dei simil paninetti, se possiamo definirli così. Adesso vi dirò l'impasto Ciao. come si fa. Vanno cotti nel forno, spennellati con un po' di latte e un po' di tuorlo d'uovo, cioè un tuorlo d'uovo e 2 cucchiai di latte. E poi, una volta cotti, basteranno 15 minuti di Cotti? Hai detto cottura. cotti? Cotti, cotti, due Tu T. cotti? Scusate, cotti, due T, doppie. Ciao nonna. Ciao! Allora, vanno cotti e poi farciti. Grazie Allora, Filippo. possiamo farcirli con una crème fraîche, la panna acida. Ma no, 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 no. Sofia dice di no, però sono buonissime. Oppure confettura, noi abbiamo la nostra confettura O fatta se in no, casa di albicocche. cioccolata, ma Cioccolata, quella ma noi siamo vera. amanti della cioccolata. Ecco, Ciao vabbè. Antonella, ciao Li facciamo Antonella. come vogliamo. E gli anglosassoni li servono con il tè. E noi ci possiamo Vabbè, fare un sia po' il di tè che il caffè. biscottini. Oppure domani mattina io ho la colazione dolce, non vedo l'ora di mangiare. Dacci gli Questa per me. ingredienti. Subito! Allora, dobbiamo setacciare in una farina, io l'ho già fatto, 250 grammi di farina o 0 o 00. Poi vado a mettere un cucchiaino circa, Sofia, ma anche due, va, di lievito per dolci, mi raccomando. Non riesco ad aprire, io c'avevo questa bustina che è già aperta, però l'ho chiusa bene per non farla. Ciao, collo e spalla. Eh sì, Sì, lo qui so, dietro, collo e proprio la scapola spalla. lata. Ma dal collo io ho la cervicale, ma si è spostata giù, però siamo vivi. Ma c'è la tua bambina che ti Oh, aiuta. che mi Vabbè, fa il basta. massaggino, Sofia, bravissima. Vai, un altro pochino, mettiamone due Oh, senti, cucchiaini, io lo butto così, tutto un almeno. po' sulla manina, va bene, lo potevi. Fai col cucchiaino come ti ha insegnato la mamma. Ciao Giuseppe, ciao Piera, ciao Vai. Giacomo, ciao Giacomo, Ciao a tutti, stiamo facendo gli scones che sono ciao simili Carmela, paninetti. ciao Paoletti. C'è una piccola percentuale di zucchero all'interno, però Non fanno non ingrassare. sono salati, però li possiamo farcire sia salati che dolci, addirittura vi dirò di più. Ma non urlare. Non urlo, mi sentite? Non urlo. Possiamo anche farli salati, che ci mettiamo, che ne so, Sofia tipo è amante delle Ecco mamma, olive. Emma, non devi sforzare troppo la Infatti spalla, devo fare piano piano, però ce la posso fare. Grazie comunque per i eh. consigli. Grazie Claudio, Avevo ciao. pensato anche di, c'ho Valentina. il cuscino con i noccioli delle amarene, quello che si riscalda, casomai dopo lo metto sulla parte dolente. Allora, cosa prendi? Un cucchiaio, vai, miscela. Io prendo un pizzichino di sale, così, guarda, giusto un pizzichino. Ecco, Dove andrò a devo finire? riprendere. Aiuto. Tranquilla, ciao Maddalena, ciao Annalisa, E ciao poi mettiamo Giuseppe. un cucchiaino di sale, sì, di zucchero, un pizzico di sale e un cucchiaino di zucchero. Non mi smentisco mai io, Ciao Isabella, ciao Isabella. Isabella, benvenuta. Benvenuta. Allora, giriamo, allora, ripeto, due. Cioè, Bellissima, la farina schiacciata così. a me piace. Io dico, a me piace, brava. 250 grammi di farina 000. Mezza bustina di lievito per dolci, che sono all'incirca 2 cucchiaini. Setacciate. Setacciati, mi raccomando. Ciao Poi Suela. mettiamo un pizzico di sale, un cucchiaino di zucchero,
circa 125 grammi di latte. Dico circa perché lo sappiamo, lo dico sempre, non tutte le farine assorbono ugualmente, perché la farina assorbe umidità, quindi nelle nostre case dipende un po' l'umido com'è. Quindi che cosa facciamo? Lo versiamo poco per volta. Vai, aspetta. Anzi no, che sto facendo? Allora, 125 ml di latte, però prima va il burro. Prima è importante. Il burro deve essere uno sfarinato con la farina. Ciao Paola, ciao Piera, ciao Maria. Adesso stavo facendo... Prima dell'acqua va il burro. Latte. Del latte, vabbè, io credo che fosse... Tranquilla. Del latte va il burro. Sì, brava Sofia. Appetitini. Ricordati anche tu, eh. Infatti, perché stavo dicendo... Quando la mamma tipo sta male o devo cucinare tu, io perché tu. Lei quando c'ha la febbre, cioè c'aveva, ma non c'era la febbre. No, adesso sto bene, grazie a Dio. Per fortuna. Io cucino, lavo i piatti. Sì, 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 cucina. No, beh, adesso sembra che ti io... sputo. No. No, nel senso, mi aiuta anche mio padre perché con papà si mangia frittata. Mi coccola troppo, mi coccolano troppo, sia il papà che la figlia. Isabella, Tina, oggi ho fatto le tagliatelle con lo zucchero. Con le zucchine sulla tua pagina e le ho pubblicate. Ah, ancora non sono andata. Non avevo la salsiccia, io ho messo lo specchio. Va bene. Benissimo. Perfetto. Hai fatto una nuova versione. Ciao Maria, cosa stiamo preparando? Mamma, intanto dici che cosa stiamo preparando. Stiamo preparando degli scones. Che sono per lo spunti sofi. Per lo spunti sofi. Sono dei semi paninetti di origine anglosassone. Sono né dolci né salati, però possono essere farciti, infatti poi alla fine pubblicherò le foto, perché stamattina non ho avuto tempo di cucinarli prima, quindi li faccio insieme con voi ora. Poi farcite con una crema acida, una panna acida, oppure addirittura con burro aromatizzato alla cannella, confettura, sì, adesso devo sbriciolare, fai te. Vado io, puoi levarmi il bracciale? Grazie. Dina, sfarinare. Allora, guarda, abbiamo messo 250 grammi di farina tipo o 0 o 00, quella che avete. Io avevo la 0, ho fatto con la 0, cari amici di Instagram. Poi, mezza bustina di lievito per dolci, quello in polvere. Poi abbiamo messo un cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale. E adesso 50 grammi di burro e lo dobbiamo sfarinare come se fosse una frolla, no? Poi, quando avremo una bella sabbiolina, diciamo così, burro più farina sgretolato, così, mettiamo 125 ml circa di latte. Dico circa perché non tutte le farine assorbono lo stesso liquido, quindi ne può prendere sia 120 che 125, stiamo attenti. Però ora vi faccio vedere la consistenza. Come va, Sofia? Benissimo, simile pasta colla. Ciao Carmela e ciao Giovanna, buon pomeriggio da Napoli. Buon Mamma, pomeriggio. Puoi invitare, per favore? Ciao a Napoli, la bellissima Napoli. Allora. Ciao Carmela, per favore mi dai la ricetta del pane, non la trovo, grazie. Allora, su Tina in Cucina c'è il pane di Sofia. Andate nella lentina, digitate pane di Sofia, pane Tina in Cucina. Di It. Brava Sofia. Andate su Google, digitate tinaincucina.it io faccio più vista, vabbè. Andate su tinaincucina.it, sulla lentina del sito, cliccate sul sito, sulla lentina del sito andate a cercare il pane di Sofia e lì c'è anche il bollicino, tutto come si prepara. Anche su YouTube ci sono tutte le dirette salvate. Cercate Tina Pigna e lì troverete anche come si fa il pane, no? Tutte le, oh, ecco, dovrebbe essere. Brava, sì, allora facciamo, aspetta, se no altrimenti cade tutto per terra. Ora mettiamo un po' di latte. Deve essere uno sfarinato. Adesso. Non devono essere pezzettini. No. O cubetti. Anche se c'è un pezzettino. No, cubetti niente. Grandi. Allora, ora Sofia, vatti a sciacquare le mani perché tu... Cosa fare? No, adesso devo far vedere io come okay. Si fa. Tu guarda. Ciao Nico, ciao Anna, la dieta come va, mamma? Benissimo, ho una fame. No, scherzo. Sono brava. Però sì, devo dire una cosa. Brava, è solo che ho mangiato un gelato. Allora, ieri sono andata a mangiare un gelatino. Dai, al cioccolato fondente. Oh, lo posso mangiare. È vero, però è stata brava. Oh, dai, sei stata brava. Io sono la tua coach. Sofia fa la spia alla zia dottoressa. Devo stare attenta qua, Ho mangiato il... come si chiama? Il gelato a ovetto, buonissimo. Ecco. Guarda, vabbè, dai, il gelaccio qui. Okay? No. Là. Ah, sì, là sì. Vabbè, dopo non ti muovere. Una settimana che sono stata brava e il gelatino ci voleva, sennò poi dopo, capitemi, che si può fare. Beh, adesso un'altra cosa. Ciao, Cristiana. Ciao. No, aspetta, ma che Cristiana, Cristina, mannaggia. Cristina, scusa. Io faccio delle gaffe, ma... no, ma io me ne vado. Dove vai? Vieni qua.
Adesso questi scones io non li posso assaggiare dopo, devo mandare domani mattina che c'è la colazione salata. Scusa, e via. Ciao Anna. Oh. Ciao la spina. Benvenuti. Allora, guardate un po', alla fine mettiamo il latte che poi compatterà il nostro impasto. Ciao Barbara. Barbara, ciao. Benvenuta. Rita, buon pomeriggio, fantastico. Un bacio grande. Un bacione mua, mua, a tutti. Ma tu non ti... Ah, piano. No, io faccio piano piano. Ciao Rita, buon pomeriggio. Tipo, se devo prendere il piatto lì sopra non lo posso prendere perché non mi posso allungare, però va bene così. Tipo... No, 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 non posso fare stretching, assolutamente. Ho mosso il tavolo. E non ho voluto prendere neanche le medicine, assolutamente. Se ce la faccio, non le prendo. Rosina, okay. Julie, Sofia. Le odio. Che vuol dire Julie, Sofia? Julie, sei Jolie. Molto... Très jolie, sei molto carina. Grazie, grazie Rosina. Cristina, tranquilla principessa. Pure, pure Cristina va bene. Ciao oh. Cristina, allora. Ti chiamo Cristina, scusami. Annalisa, ciao, buon pomeriggio. Emanuela, buon pomeriggio. Ciao ragazze. Allora adesso io raccolgo un po' di... Ecco, un po' di farina. Mi pulisco le mani. Emanuela, e ciao. Impastiamo, ma pochissimo. Vedete che bell'impasto che è venuto? Il latte, vedi, non ce ne sono voluti 125. No. Vabbè, voi mettete 110, 100, 110, poi mettetelo poco per volta, anche se vi avanza. E se viene il caffè poi. E se viene così, in questo modo, allora non c'è più bisogno del latte, perché sennò dopo viene più papamolle. Ecco, dopo okay? Troppo. Questo qui deve riposare mezz'ora in frigo, ma io adesso non ho tempo perché siamo in diretta, quindi lo stendo subito. E qua il mattarello. Allora, ce la faccio? Ma voi fate riposare qua? Sì, mezz'ora, mi raccomando, voi fate riposare aspetta, in frigo per andiamo, mezz'ora. Noi andiamo... Dove vai? Aspetta, fammi fare a me. Ok, noi invece andiamo a prendere quello pronto, mezz'ora. Ah, facciamo finta che ce l'abbiamo in frigo, ma non è okay, vero. Ok, questo qui, mezz'ora, è passata... Sofia, non me la stressare, ok. È passata mezz'ora. Dai, su, fai la brava bambina. Oh, ci guardano i bambini, Cosa ci dice Isabella? Allora, voi fate passare mezz'ora, ok? Isabella, sì, le tagliatelle zucchine tue sono venute buonissime. Non avevo la salsiccia, ho messo lo speck. Sì. Le ho pubblicate sulla tua pagina per quanto allora, dopo le vado subito a vedere, tranquilla. Le andiamo a vedere. Le andiamo a vedere, perché prima abbiamo avuto la video lezione, quindi... Antonella, ciao! Sì. Ciao Annalisa, mua! Ti ho vista, Ciao Annalisa! Valentina, buon pomeriggio, che cosa stiamo facendo oggi? Che cosa stiamo facendo oggi e per dico, dai, Valentina dico. E per Annalisa? Allora, oggi che stiamo facendo? Oggi gli scones che sono, non so se lo dico bene cari amici, la pronuncia. Mamma. Sono dei paninetti inglesi anglosassoni che vengono farciti con crema acida, panna. Per fortuna avevi detto che dovevo dire. Tu dici gli ingredienti. Vai, gli ingredienti. Un attimo, devo dire un attimo una cosa. Dovete stendere la pasta circa un centimetro, quindi io penso che ci sono. Perfetto, sì. Allora, intanto gli ingredienti. Vai. In una ciotola abbiamo messo, in questa ciotola sì. Abbiamo messo 250 g di farina zero. O più extra per farli rientrare. Sì, perché se serve dopo ne mettete un po' sotto, ma a me non attacca, quindi non l'ho presa, ce l'avevo qui. Se serve la mettete per spolverizzare, no? Altrimenti. Mezza bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale, 50 g di burro freddo a cubetti. Sì. Dopo aver fatto tipo burro sbriciolato, una sorta sì. di briciole, dobbiamo fare farina con lievito, zucchero, sale e burro, briciole. Poi mettiamo ciao, anche il latte, mi raccomando. Alla fine. Il alla latte. Fine. Poi 150 ml di latte. No, 125 ml. Ah. 125 c'era scritto. 125. Eh sì, ho sbagliato. Okay, 125. La dose esatta è quella. Aspetta, sono un attimo persa nei commenti. Si è persa un attimo, certo. Buon pomeriggio, Giussi, Lucia, Sofia sei troppo forte, grazie. Isabella, ciao da Bari, siete bellissime. Zia. Ciao. Zia, ciao. Zia. Rita, ciao, bellissime. Lucia. Mua. Col soffio, il cuoricino che va. Allora, prendiamo uno stampo di circa 5-6 cm di diametro e andiamo a coppare, mi raccomando, un centimetro la pasta, stesa, lo spessore, e andiamo a coppare tanti cerchietti. Ha perso la ciabatta. Ha perso la ciabatta.
Allora, intanto io vado a leggere Annalisa. Vai. Buono, cosa stai facendo? Ricetta? Sono. Sofia, buon pomeriggio a te, a tua mamma, da Melissa, un bacione. Ciao Ciao Melissa! Melissa! Perfetto, allora che stiamo facendo? Ne Dei sto facendo. paninetti dolci, questi qua andranno cotti nel forno a 200 gradi per 15 minuti. Ci sono ricascata, lo dovevi dire tu. No, allora, vediamo la Rewind, che porta. cosa stiamo facendo? Ma... Allora, noi stiamo facendo dei paninetti dolci, ecco, che si chiamano, Scones. Aiutateci, come si pronuncia? Intanto, ciao Katia dalla Calabria, davvero, benvenuti. Complimenti, baci baci, grazie, baci, baci. Asat, brava, bravi. Brave, bravo, bravo, brave. Okay. Brave, sì. Antonella, ciao, buon pomeriggio. Franca, ciao belle. Asad, ciao, buona serata. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, anche. Good afternoon. Good afternoon to you. To you. Good afternoon to you. Vedi, ce l'ho fatta. Buon pomeriggio. Good afternoon anche... all, a tutti. To ah, all. Sì, vabbè. Ok. Io ho fatto così, ecco, non dobbiamo mettere... Mezz'ora di riposo in frigo, dopo aver impastato, mezz'ora di riposo in frigo in un panetto, cioè è il panetto che deve riposare o nella pellicola o nella ciotola ma coperta in frigo. Va bene se le abbiamo fatti così? Sì, adesso andavamo di fretta, ma se li... allora io posso farli anche riposare così, se non ho tempo, perché prima ho impastato in diretta, quindi ora, una volta messi qua, questa qui la possiamo reimpastare, Sofia, bravissima, tu già stavi facendo, e la ristendiamo, no? Posso rifarlo io? Sì. È stata Flora, ciao ragazzi, buon pomeriggio, primo giugno buon e primo buon inizio giugno. Di settimana. Anche Tina, che bello il colore della tua maglietta. Ti piace? L'azzurro. Oddio, l'azzurro. Che preparate oggi di buono? Allora, stiamo facendo dei... Vai. Allora, stiamo facendo dei piccoli scones. Scones, che sono dei panini... Ho il mattarello. No, vai, sono dei panini. Che sono dei panini dolci che si può mettere la Nutella. Buona la Nutella. Ma anche la confettura. Io vado a prendere la mia confettura di albicocche. Ciao Florina, Adriana, Valentina, che stiamo facendo? Scones, okay. Questa è la mia confettura di... Rosina dice che facciamo sì. bene, che l'abbiamo detto bene. Ah, l'ho detto bene? Grazie, grazie. Scusa, io grido quando parlo, va bene. Voglio che mi sentano tutti. Ok, basta così, vai a coppare. Vado a coppare. Coppa. Allora, questa qui è la mia confettura di albicocche fatta la scorsa estate. Se andate ciao, sul Patrizia. Sito tinaincucina.it c'è la ricetta. Io quest'anno ancora non la faccio di albicocche, ma la devo fare perché devo avere la scorta per la maglietta, quello gli accessori. È vero, io sono sempre con donna. Allora, Sofia ha scelto la parte zigrinata, va bene. Ah, viene... perché non l'hai fatto? Ma va bene, io perché questo qui ha una parte liscia e una parte zigrinata. Sofia l'ho fatta zigrinata. Prego, Annalisa. Sofia, ti vogliamo tanto bene. Ciao, della... ciao, oh, che carine, grazie. Grazie. Allora, io mi sistemo meglio. E ora che vado a fare? Vado a... Aiuto. Ciao, Carmen. Ciao. Buon pomeriggio anche a te, Carmen. E ciao a tutti gli amici di Instagram e Facebook. Che non so chi guarda. Vado a rompere l'uovo perché devo mettere il rosso nel latte. Te? Posso dirti una cosa? Dimmi, amore mio. Ma si può mangiare l'uovo crudo? No. Cioè, bere? No. No. Direi proprio di no. L'uovo si deve pastorizzare. Allora, 2 cucchiai di latte con un tuorlo. Vabbè, dopo puliamo. Con questo albume ci facciamo qualcosina. Sono bello. Ci facciamo una crepe. Una crepa! Una crepa. Oh, Sofia mia. Allora, ora. Volevo prendere una forchettina. Ma va bene così. Troppo doppio. L'ho fatto un po' troppo doppio. Devo stendere un po' di più. Aspetta. Allora, adesso abbiamo messo un tuorlo con 2 cucchiai di latte. Andiamo a sa che così va bene. Va bene, verrà un po' più alto, va bene. Solo è meglio farli tutti uguali, sai perché? Perché altrimenti uno cuoce di più e uno di meno. Ma più non hai pesati. No, va bene così, però lo spessore era di un centimetro. Gina, buon pomeriggio, ragazzi, Tina, devo smettere di riprodurre le tue ricette altrimenti divento una mongolfiera. Ecco, ma no, troppo simpatica.
Grazie. Mamma diceva che diventava un pallone. Se... Sì, sì, io dico così. Iole, ciao, un bacione grosso dalla provincia di Treviso. Ciao, oh, benvenuta. Carmen, che vorresti fare da grande, Sofia? Bella domanda. Cantante, parrucchiera, un po' tutto. Cassiera, star, modella. Ah, lei dei cuoca. Anni, Sofia, Carmen, allora io ho 10 anni e mezzo e ad agosto, il 24 agosto, ne compio 11. Se la matematica non è un'opinione, è proprio così. Vabbè. Allora, poi vado a spennellare con il tuorlo e il latte che ho sbattuto. Certo. Ok. Ecco qua, si vede, amici? Ci Anzi, sono, ci metto un bel cuore. Oh, un cuoricino. Grazie. Oh. Adesso faccio vedere. Aspetta, vai, fai a me perché sennò tu cominci a fare il guaio. Oggi sono un po' così. Oggi mamma è elettrica, peggio di me. Ciao, no, Melissa. Oggi andare piano perché... Io sono Melissa. Vuoi essere mia amica? 6 anni, ciao. Ah, ciao, certo, Melissa. Certo, Melissa. Benvenuta, certo, tra noi. Mamma mia. Certo, Melissa. Fai dolcetti con la mamma. Che carino, 6 anni. Sì. Oh. Fai dolcetti con la mamma e il papà. E fai questi piccoli palinetti che sono buonissimi. Scones. Con un bel tè, un bel caffè. No, caffè no, perché i bambini non hanno il caffè. No, un bel tè, latte Nesquik. Oppure latte e cioccolato. No, io ho detto latte. Cioccolata calda. No, latte Nesquik. Adesso vado di fantasia perché non posso mangiare. Allora, ho voglia di tante cose, ma non si può. Non si può. Quindi. Ma io non lo so. Piano, piano. Allora, abbiamo detto che andranno in forno già caldo. Accendetelo un quarto d'ora prima. A 200 gradi per 15 minuti, cioè saranno doratissimi, altissimi, poi li tagliamo e li facciamo. Carmen dice bene. Ok. Provateli, le foto come sempre sul gruppo di Tina in Cucina, mi raccomando. Scusa. No. Tanto dopo di Carmen, terra. Io 33, fatti l'1 aprile, il prossimo mi sposto. No, mi sposo! Ma che bello! Cioè, congratulazioni! Congratulazioni, ma il prossimo invece di sposo. Il prossimo. No, ha detto mi sposo, ma io avevo capito mi sposo. Sì, ho capito, sì, adesso sì, ho capito. Certo. Congratulazioni, allora. Annalisa, grazie. Aspetta, Rosina, vi guardo mia suocera, Roseria. Dal Belgio, oh, Rosaria. Rosaria, ciao Rosaria, dal Belgio. Salutiamo. 92 anni e vi saluta, grazie. Isabella, anche a colazione, ma certo. Un bacione. Flora, Sofia, ad agosto compi 11 anni, allora sei del leone o vergine, giusto? E tu, Tina, di che mese sei nata? Allora, io sono settembrina. Io sono vergine. E io sono della bilancia. Segno zodiacale vergine. Poi, il mio segno zodiacale preferito, devo dirlo, la verità. Sì, perché sei vanitosa. Nonna, già che ha risposto segno vergine. Sì. Nonna, proviene tutto. Ciao, nonna. Quindi, questi dolci... Io non ho acceso il forno, lo faccio sempre. Bravo, un applauso! Brava. Ci sono. Aspetta, buongiorno. Isabella, noi prima stavamo mettendo sopra. Sì, allora è vero, hai ragione. Stavamo, ma un po'. L'uovo, il... Com'è che si chiama? Allora, un tuorlo d'uovo con 2 cucchiai di latte. Un tuorlo d'uovo con 2 cucchiai di latte sopra con un pennellino. Sì. Grazie, puoi mettere. Gianna, buon pomeriggio, Sofitina, grazie. Buon pomeriggio anche a te. Carmen, grazie mille. Grazie, sì, a voi. Sì, Anna Franco, Sofia, sei bellissima. Grazie. Annalisa, ciao, io sono Melissa. Dove abiti? Quanti anni hai? Ti voglio bene. Dove abitiamo? Noi abitiamo a Bastia. Che sto facendo? Noi abitiamo a Bastia Umbra. Siamo in Umbria. Zero contagi, per fortuna. Zero contagi. Cosa c'entra adesso questo? Lasciamo perdere le cose cattive. No, perché sono felice. Dobbiamo essere tutti felici. Dai, speriamo che zero contagio in tutto il mondo. Dai, su, speriamo. L'abbiamo detto. Basta con queste brutte notizie e forza, ragazzi. No, mi è venuto proprio così flash perché oggi ho guardato il telegiornale. Sì, ma... Vabbè, comunque, qual era l'altra domanda? Facendo. Aspetta. Allora. Ti voglio tanto bene, quanti anni hai? Allora, io ho 10 anni e mezzo. Posso dire che ce n'ho 11? No, non è vero. 10 anni e mezzo. Non è pensato a agosto ancora, devi aspettare. No, sai. Non posso neanche ridere.
Prima ho fatto lo starnuto, volevo morire dal dolore, però. Vabbè. No, allora, prima stavo ripetendo storia, no? Perché mercoledì ho storia. Vabbè. E a un certo punto, mamma, aveva detto una cosa strana, non mi ricordo. No, perché vabbè. E ci siamo messi a ridere, tipo, lei stava stesa e tipo, oh, mi sono bloccata! Io ero rilassata sul divano e non riuscivo ad alzare tipo, il tronco. Sofia, quindi... aiutami, Sofia. Tipo, ok, va bene. L'hai tirata su. Però ho detto, vabbè, lo voglio veramente. E ma... poi dopo l'ho alzata, perché dico, la voglio bene, ma... l'ho alzata. Ma... dopo che mi cucina? Non ho parole, non ho parole. Dopo questa, vuoi mangiare gli scones? Ok, bene. Anche io ti voglio bene, Melissa, ciao. Adriana, pure io vi saluto. Poi Daniela, ciao, vi è piaciuta la torta di tiramisù che ho fatto ieri per il compleanno del mio marito? L'ho vista, ho postato bellissima. Nel gruppo. Aspetta, ma poi c'è un... era buonissima. Un paesaggio... io non l'ho veramente vista. Dopo te la faccio vedere, sul gruppo Tina in Cucina. Dopo molto bella, vedere. Complimenti. Carmen. Con la cioccolata, poi tutta intorno... proprio un'opera da maestra, veramente bravissima. Allora aspetta, Giussi, quindi non c'è bisogno, una volta formati i panini, farli lievitare allora, ancora? No, allora, una volta sola c'è ciao, la lievitazione, Giussi. Fai lievitare nel frigo mezz'ora, poi stendi di un centimetro con lo spessore, ritagli e metti in forno, spennelli e metti in forno, una sola lievitazione, va bene? Mettiamo in forno? Sì, deve riscaldarsi, l'ha acceso al massimo. Allora, intanto abbiamo Emanuela, grande energia che avete, grande entusiasmo, bravissime, ne usciremo. Grazie, certo che ne usciremo. Piera, grazie. Perché cosa ti è successo? Ah, purtroppo sono bloccata con la spalla, ma okay, succede perfetto, ogni tanto, è la prima frescata, no? Perché prima caldo, poi freddo, io ho maniche corte e via fuori col vento. Zam! Una coltellata nella scapola lata, no, va bene. E Emanuela, siamo con voi. Vediamo, Angela, buongiorno, siete bellissime, buon pomeriggio. Allora, good afternoon a tutti. Good afternoon. Sabrina, anch'io sono Giussi, nata ad agosto, sono del segno del leone. Leone, wow! Quindi nella prima... quindicina sei nata, nella prima metà non mese, no? Dire, sì, sì. Ah, ok. Perché si divide, no? I primi, leone, poi... Giuseppina, grazie, bravissima. Poi abbiamo Carmen, spumante, bicchieri spumante. Sì, 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 sì. Poi mamma. Con l'albume, il latte, io ho l'acqua, guarda, io bevo l'acqua perché sono a dieta, si deve bere l'acqua. Guardare! Va bene. Daniela, grazie Tina, complimenti, allora. Detto da te, è un onore, ma grazie ma a te Daniela e grazie a tutti voi. L'ho vista, bellissima, dopo la faccio vedere anche a Sofia. Sono veramente... a me piace tanto il tiramisù. Ah, volevo dire una cosa, ecco che adesso mi hai dato l'incit. Allora, nelle prossime dirette faremo... Ma che vuoi fare? Il tiramisù. Però in gelato, tiramisù in gelato, no, siete d'accordo? No, lo facciamo. Tiramisù in gelato, gelato tiramisù, cioè, avete capito? Il tiramisù che è un no, gelato. Sto pensando a un nome. Ah, bene, allora, mentre Sofia pensa al nome, io tra un po' vado a scrivere la ricetta sul sito, allegherò il gelatù. Gelatù. Gelato tiramisù, vabbè. Gelato tiramisù. Andrò a scrivere sul sito la ricetta, io adesso ve la ripeto. Intanto io vado a saltare... Angela, ciao Angela, salutiamo che mi saluta. Tutti, non ci dimentichiamo nessuno, eh. Io intanto vado a ripetere gli ingredienti. Qua sono 125. Voglio bene. Anch'io ti voglio allora, bene. Allora, gli ingredienti in una ciotola abbiamo messo 250 grammi di farina 0 o 00, vero? Sì, perfetto. Quello che volete. Quello che mezza volete. Bustina di lievito per dolci. Sì. Un cucchiaio di zucchero, un pizzico un di sale. Un cucchiaino di zucchero. Ah, un cucchiaino, scusate. Un cucno, di come dice. Zucchero. Sì. Un pizzico di sale, 50 g di burro freddo a cubetti. Prima il burro e poi dopo il latte, cioè 125 ml di latte. Guarda che io mi scordo. Brava. E vabbè. E poi facciamo il panetto. Mamma, c'è la Franci. La Franci, benvenuta. Ciao. La Franci, un cuoricino benvenuta. Anche a te. Poi, leggiamo tutti i nostri un amici. Un attimo, eh. Allora, sì, Annalisa, ok, complimenti. 13 agosto, 51 anni, oddio, ma che oddio che... Sabrina, te lo giuro, eh. Mamma, già 35 anni, diciamo... No, mamma mia, sono invecchiata, ma che... Tu sei... No, ma siamo tutti giovani. Siamo tutti giovani. Anche 51 dentro, anni, quello dai. Che sentiamo. Secondo me sei giovanissima, te lo giuro. Allora. Detto fra me e te...
La Franci, ciao Annalisa, complimenti a tutte e due da Monopoli. Ciao Ciao! Monopoli, benvenuti! Bellissimo anche Monopoli. Allora, tutto chiaro, amici Ciao della Stelle, per ricetta? favore vorrei qualcosa col pesto, una ricetta col Una pesto. ricetta col pesto. Pasta con il La pesto. pasta con il pesto, Eh? però è troppo banale, è troppo semplice. Studieremo una ricetta doc con il pesto, Sofia. Va bene? Pesto di basilico? I sei ti i. Va bene. Non so leggere l'arabo, Va bene. Allora, però grazie comunque. il Cioè, pesto alla grazie. genovese che è famoso in tutto il Flora, mondo col sei basilico. sempre birbante con la tua mamma. Sofia, sei fortunata perché la tua mamma ti prepara tante cose buone e ti vizia. Brava Tina, sei Sì. adorabile. Grazie, Grazie Flora. di cuore. Angela, che state preparando? Noi Allora, stiamo preparando abbiamo degli fatto scones. dei paninetti anglosassoni che loro prendono con il tè, mangiano con il tè, no? O con Voi il con il caffè o la caffè, Nesquik. vabbè, per la colazione, per la merenda, va bene. Quindi sono dei paninetti né dolci né salati, ma possono essere farciti sia dolci che salati. Noi oggi, dopo posterò le foto, li farciremo con la mia confettura fatta, ecco qui, Ma la veramente? scorsa estate, sì. Ma veramente? Veramente I cosa? tuoi li fai con me? Io Ah, no. no, lei mi sta dicendo giustamente, i tuoi li fai con la marmellata. Cioè, io, lei, li mangio con la cioccolata. Ma amore, ci mancherebbe. Io li mangerò domattina con la mia marmellata, confettura. Ciao Giusy, la Francia adesso mi sono collegata, sei tranquilla. Angela, che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo degli scones, ovvero dei biscottini, No, sono dei dei paninetti. Il paninetti. forno dovrebbe già essere a temperatura. Sì, 200 paninetti. gradi per 15 minuti questi paninetti. Caterina, Le possibile? impastate, fate riposare mezz'ora, poi stendete e coppate, va bene? Così. Con un coppa pasta. Perfetto. Ecco, poi spennellate con Mamma, l'olio. ripeti gli ingredienti senza interruzioni, va? Allora, Almeno. 250 grammi di farina 0 o 00, mezza bustina di lievito per dolci, un cucchiaino di zucchero, un pizzico di sale, 50 grammi di burro freddo a cubetti, ve li sto dicendo in fila, eh? Alla fine, quando avrete sbriciolato il burro con la farina, il lievito, il sale, tutto, mettete 125 ml di latte, mi raccomando. Ma ne possono cioè, servire anche, scusa, stavo dicendo, ne possono servire anche 120 grammi, 120 ml, perché dipende dalla farina quanto ne assorbe. Quindi questi 125 ml di latte voi metteteli poco per volta, perché se non serve non lo mettete tutto. Questa è una cosa che è giusto che io vi dica, perché non dobbiamo Allora, seppellire un impasto a per la mollo. persona che prima ci diceva Sì. Allora, una 200 grammi. ricetta con il pesto, Sì! ecco, per voi la pasta al forno con il pesto, grazie a Ah, Giusy. grazie Giusy, vedi, ma noi abbiamo le amiche, le cuoche che ci rispondono subito, sono attive, quindi ci stanno suggerendo una pasta al forno col pesto. E adesso ve ne dico anche un'altra. Perché non fare la lasagna? Cioè, io adesso ci vado pesante, vabbè. La lasagna col pesto e salmone, pesto e zucchine, speck, Intanto posso dirti cioè, un'altra cosa? dimmi amore. Allora, si può trovare su tieniincucina.it la confettura? Certo. Su tieniincucina.it potrei trovare la confettura Valentina. Mua! Anche sulla sezione vetrina, scusate, shop su Facebook, Tira in Cucina, ci sono altre ricette. Visitatele. Quindi avrete la marmellata, la confettura di fichi, la confettura di fragole, tutte le confetture che faccio io durante l'anno, anche la marenella, le amarene, quelle con lo sciroppo buone Ciao buone. Rita, ciao! Comunque ci sono le ricette, sì, Comunque, noi vi c'è. lasciamo con i Allora, io vado a nostri infornare, poi faccio scones. la foto e allego la ricetta. Così, poi se vi va, ci Prego, ritroviamo Valentina. qui domani, se Dio vuole, ma penso di sì. Domani è martedì. Ah no, dopodomani, scusate, domani è festa. Dopodomani, dopodomani. Dopodomani, perché domani ci rilassiamo, faremo i crackers. A chi piacciono i crackers? A chi Mi piacciono? Vi sono piacciono? persa all'inizio. Tranquilla, Tranquilla. Gerarda. Gerarda, allora abbiamo Tranquilla. fatto dei paninetti anglosassoni, si chiamano gli Ciao. scones, Adi, e non ciao. sono né dolci né salati, ma possono essere farciti sia dolci che Sì. salati. È un impasto che io adesso vado a mettere in Prego. ricetta e andrà cotto in forno a 200 gradi per circa 15 minuti. Saranno dorati perché li abbiamo spennellati con l'uovo Bravissima e verranno Angela. alti alti, e tu li potrai farcire con cioccolata come farà Sofia, confettura, crème fraîche, panna montata. Io adesso ecco, dico un po'
Comunque, Angela, lasagna al pesto e besciamella, bravissima. Oh, la Franci, buonissima. Girelle di sfoglia con ricotta e pesto, vai, buonissima. Daniela, gnocchi di patate, pesto, Philadelphia e speck, strabuono. Io ho la fame, ragazzi, basta. Rifaremo tutte queste ricette che ci avete chiesto. Ma che buone, grazie comunque, perché così la nostra amica o il nostro amico potrà prendere appunti. Sai perché cosa? Per la ricetta, cioè non per la ricetta, per... il pranzo della domenica, buonissimo, mamma mia. Angela, anche un sugo semplice di pomodori e pesto, di pomodoro e pesto. Vedi? È quello che avevo detto io, pasta buono. E pesto. O anche adesso ho un'altra idea, adesso che mi hai nominato il pomodoro, le trofie con pomodorino, speck e pesto. Perché cioè, me l'hai detto ora, c'ho voglia di... Ma noi ce l'abbiamo il pesto, stasera possiamo fare una trofietta. Yeah! Impastiamo una trofietta così, proprio. Comunque, grazie a tutti va voi bene. Che ci avete chiesto questo, ci avete consigliato tutte queste ricette. Grazie sempre di tutto. Juicy con aggiunta di granella, di noci e pistacchio. Ah, beh, allora questa è l'apoteosi, proprio bravissima. Teresa, ciao. Buonissimo. Laura, ma come non ci siete nemmeno domani? Domani uffa, non ci siamo, ci riposiamo. Perché festa, ci riposiamo. Però, se volete, vi allegherò qualche ricettina. Da così fare. Non vi sentirete soli, ma ci vediamo dopo domani con i crackers, perché io volevo fare i crackers, ti ricordi, te l'ho detto Sofia? Sempre per lo Spunti Sofi, quindi dopo domani con lo Spunti Sofi. Con il lievito madre faremo i crackers, quindi se vi va, noi e andiamo a infornare questi. Inforniamo questi, l'ultimo, aspetta, l'ultimo commento, anzi sì, no, il penultimo, Enza da Crotone, Emma, per due persone, due etti, pasta e un cucchiaio di pesto, un mestolo di sugo, una scatoletta di tonno e saltare in padella. Oh, grazissimo! Grazie, perché siete veramente molto bravi a cucinare, i nostri amici. Quindi noi vi lasciamo qui, mamma, aspetta. Sì, io ho informato, sì sì. Guardiamo l'orario, 15 minuti, sono le 17.05, alle 17.20 tireremo fuori, faremo la foto, anzi no, raffredderemo, facciamo e faremo la foto. Salutiamo allora, Angie. Ciao Angie, ciao, ciao a tutti voi, grazie. Sì, ciao a tutti. E ci vediamo dopo domani alle 16.30 sempre. Vi voglio bene, grazie e a presto, grazie a buona serata. Ciao.